Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui a Hobby, sono sempre il vostro Mecca e oggi sono qui con il terzo su 6 box di eclissi cosmiche ragazzi. Quindi detto ciò direi subito di iniziare, quindi sigla. Ok ragazzi, andiamo a aprire il nostro bellissimo box, eccolo qui, il terzo su 6, quindi vediamo un po' di vedere cosa ci aspetta questo box, sperando di trovare qualcosa di molto bello ragazzi. Ci sono un sacco di carte, strumento ragazzi, che si giocano. Ok ragazzi, andiamo avanti, andiamo un po', per ora nulla, quindi penso che troveremo ben poco. Ok, uno, due, tre, quattro, uno, due. Raga, qui mi sa che abbiamo trovato una GX molto simpatica. Vediamo un po' quale delle tante. Vediamo un po' Gloom, Erika Reverse, Solgaleo e Luna, la GX ragazzi. Bellissima, l'artwork è veramente molto bella. Hanno cambiato il non il tessuto, la tipologia della carta, ragazzi. Cioè, è stampata, cioè, sembra tipo come se ci fosse una figurina. Infatti, non mi piace molto questa cosa, perché sembra più cartaccia che carta. Questa si sente che carta. Questa sembra un po' più cartaccia, diciamo. Hanno cambiato questa tipologia che a me non piace molto. Ma magari è solo per questa espansione, magari. 4, 1, 2. Vediamo un po'. Cosmog. Una tag team alleati. Hai carta addirittura aiuto, ragazzi. Ok, mettiamolo qui. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vediamo un po'. Vabbè, tutta roba che a noi non ci interessa, perché noi cerchiamo le GX ragazzi. 1, 2, 3, 4. Oddio, che sono? Florges Olo. Diventato un Olo? Non male, non male. Ragazzi, sono stra-influenzato. Penso di avere anche la febbre, quindi pensate un po' voi, sono qua a fare video mentre ho la febbre. Raga, c'è una ruvidina, chissà, fuori serie o alternative. Vediamo un po', pietra, richiamo, Onyx Reverse, Naganadella e Guzzlord, GX Tag Team Cost o Hyper, sarebbe Hyper sinceramente. Fuori, questo è fuori serie, eh? 260 su 236. Mamma mia ragazzi, ma ci sono più fuori serie che sì, quelli dentro la serie, però eh. Questa cosa non la capisco. Vediamo un po'. Raga, questo è fortissimo, perché praticamente lui fa la, come si chiama? Ha la stessa abilità di Eevee, che ti fa evolvere, cioè che ti fa evolvere il Pokémon subito. Cioè è una cosa assurda. No, il trick è, però è il contrario, eh. Altro. Qua nulla. Oh. Fuori serie numero 246 Excadrill. Yes, le mettiamo lì. Vabbè, queste carte cadono sempre, tutte più lisce ogni volta. Ogni volta che esce un'espansione sono sempre più lisce e volano queste carte. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Andiamo un po' a vedere. Onix, Tepig, Sandrew, Snorunt, Energia, Ciondolo, Kirlia, Natu e Persian di Alola GX. Ragazzi, va di moda ultimamente Persian, di Persian, eh? In due espansioni di fila l'hanno fatto uscire. Tag team di Guzman e Ala, che in teoria non sono cattivi, cioè Guzman non è buono e cioè Guzman non è cattivo e Ala è buono.
Adesso qui l'hanno fatto insieme in tag team. Ma non ho capito, scusa. Wishy washy reverse. Mamma mia. Questi spacchettamenti qua veramente dopo un po' non capisco, trovi solo robaccia, cioè ormai sono le carte a memoria. Stanotte me ne sognerò, ragazzi. Anzi, ieri sera ho già sognato quasi carta, secondo me. Ma non mi ricordo, sono convinto. Ormai vedo carte ovunque. Nada. Mannaggia. Raga, faccio veloce perché tanto ormai penso che dopo 3 video avete visto praticamente tutte le carte di questo set. E andiamo a cercare solo quelle belle. Perché se cerchiamo veramente tutte, ragazzi, ci cioè, finiamo qua domani. E io purtroppo vi dico la verità, non ho tempo. Oh, Venusaur e Shiny e Snivy GX Tag Team. Perché io quando apro sti box ho un tempo. Un giorno, massimo due. Adesso già il secondo e devo fare altri 4 video, ragazzi. Sono indietro di brutto. In una maniera pazzesca. Perché io non è che apro video e tutta sta roba rimane a me. Questa roba qua poi va sul sito e deve essere venduta per il negozio. Quindi non sono come tutti gli altri youtuber che possono fare quando vogliono, perché non hanno tutto il tempo che hanno. Io purtroppo tutto quel tempo non ce l'ho e magari averlo. Eccolo qua, Torkoal fuori serie. Sarebbe molto più comodo fare i miei video quando mi pare. Magari quando sto anche meglio, perché adesso veramente, ragazzi, sono un raffreddore pazzesco. Niente, che schifo, mamma mia. 1, 2, 3, 4. Buono. Come, cosa vuoi che trovo? Roba rara. Roba rara che in realtà poi è comune. C'è una GX, ragazzi. Vedo una GX in fondo. Vedo una GX. Oh mio Dio. Arceus, Dialga e Palkia GX. Il trio Medusa, però non in versione quella statua. Che in teoria è quella più, non dico giocata, perché penso che non si giochi neanche. Poi più ricercata perché è veramente molto molto bella. Molto molto bella, ragazzi. Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sento qualcosa di ruvido, raga. Allora. Allora, è una tag team. Facciamo così. Partono le scommesse. Chissà cosa abbiamo trovato. Una tag team. Penso di sapere già cosa. Una tag team full art. Tag team full art, cioè possono essere gli allenatori. Madonna! Sol Galeo e Lunala Alternative. Oh mio Dio, che figa. No, vabbè, bellissimo, ragazzi. Che figa, ragazzi. Che figa. Penso di averle trovate tutte adesso, ragazzi. In 3 video abbiamo trovato forse tutte le alternative di questo gioco. Di questa serie, scusatemi. Tanta, tanta, tanta roba. Sol Galeo e Lunala, poi abbiamo trovato Reshi Chrome, Erika, poi quella di tipo 0 se non sbaglio. Cos'è che c'era ancora? Ah, dei Jigglypuff e Mega qualcosa era, se non sbaglio. Ne hanno fatte veramente una marea qua di alternative, eh. Di solito le colleziono, però mi sono fermato a cos'è che è? Espansione prima forse, perché non ho neanche trovato tutte, a dire la verità. Non sono neanche così facili da trovare. Non so neanche per il motivo del perché sono così, non sono così facili da trovare. Perché non stanno neanche tanto, sinceramente, però fai fatica a trovarle. Fai veramente tanta fatica. Vabbè, ragazzi, cioè. Dai. Quanto siamo al pool? Vabbè, minchia, raga. Il pool è bello alto, eh. 3, 3, 6, 9. Però in teoria le fuori serie quelle. Queste qua non bisognerebbe contarle, dicono. Però non sono molto convinto di questa cosa. Niente, raga. Tutte comuni adesso.
Non so il motivo, ma perché fanno così? Tutte comuni. Charizard, questo è tipo il quintuplo che trovo, o sestuplo, non lo so, ne ho infiniti tipo. Quindi non vi preoccupate ragazzi, ne ho infinita. Sinceramente vorrei quello Ghost, perché quello Ghost è quello che vale di più. Però conoscendomi non lo troverò mai ragazzi. Mai. Mai. La sfiga che ho è veramente pazzesca. Raga, penso di aver visto un allenatore full art. Allora, partiamo le scommesse. Secondo me, da sotto, dal numero 2,35 su 2,36, la penultima. Questa è quella sui skateboard. Sui monopattini, scusate. Infatti è pattinatrice, non avevo dubbi. Però non so come ho fatto caso che era il 2,35 su 2,36. Non è neanche la fuoriserie, è la penultima della serie, ragazzi. Ultimo pack, ma penso che troveremo questa, che non è male. Allora, raga, cioè, ditemi voi il pool, com'è andato. Cioè, secondo me questo box è tanta roba. Fate voi. Raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.